contante, ma forse non se ne farà poi niente, no? E quindi parliamone liberamente. Ma vi racconto la mia esperienza. Diversi anni fa sono stato invitato a tenere delle conferenze in Giappone. E andando a queste conferenze, poi sono stato invitato molte volte con altri colleghi, a pranzo, a cena. Io non ho mai visto pagare con una carta di credito. E la cosa che mi sorprendeva di più è che venivo non tirar fuori dalla tasca il portafogli come abbiamo noi, ma no, delle mazzette intere e di banconote. Ma no, non si trattava di criminali, sto parlando di professori universitari, vi posso assicurare, persone onestissime, no? Che girano con questi malloppi di tasca e dicono: ma come fanno a tenere tutti questi soldi in tasca, no? Quindi il contante. Vabbè, è un semplice episodio di storia vissuta. Si dirà: ah, il professore è sempre con il Giappone, ce l'ha con il Giappone. In Italia, il problema del contante è perché in Italia sono tutti evasori, no? E allora col contante evadi e se c'è la moneta elettronica, no. Ma un momento, ma qua ci sarebbero due osservazioni da fare. Primo, certamente l'evasione in Italia è alta, ma bisognerebbe interrogarsi sul perché si evade, no? Non è per caso che si evade perché le tasse ci stanno strozzando. Non è per caso che il problema non sia il contante, quanto il fatto che quando hai una percentuale che supera qualche volta il 40% di tasse, l'evasione è quasi un atto di difesa dei poveri cittadini che magari possono farle, no? Come fa un idraulico a farvi insomma, la ricevuta e tutte le cose in quanti in regola, eccetera? Dovrebbe chiudere bottega con le regole di fisco che ci sono oggi attualmente. Quindi magari così, cioè, si forma questo tipo di lavoro che rappresenta soltanto una forma di sopravvivenza. Ma questo non è il problema del contante, questo è il problema di tasse che sono sempre più elevate e che continueranno ad aumentare, perché questo governo pare che non abbia intenzione di diminuire le tasse, ma addirittura di aumentare quelle dirette e quelle indirette, poi toccherà anche sicuramente a quella dell'IVA, e quindi l'imposta sul valore aggiunto. Ora, quindi il problema non è tanto che siamo tutti evasori e che quindi bisogna limitare il contante, il problema è che le tasse sono troppo elevate e che il precedente governo cercava in qualche maniera di limitarle. Era stato soltanto l'inizio embrionale di un processo. Ebbene, questo inizio embrionale è stato immediatamente abortito. Ora non si farà altro che parlare di nuove tasse, di aumento di tasse. Questo è il problema. Altro che il fatto del controllo sul contante e il passaggio alla moneta elettronica. Ma volete? Ma io non ho mica niente in contrario contro la moneta elettronica. Anzi, mi capita recentemente di andare a comprare nei negozi e di utilizzare quella, è più pratica, sotto i 20 euro, addirittura non mi devo neanche ricordare il numero della carta, io che sono un po' svuoto ormai di memoria, e quindi mi va benissimo per queste piccole cose. Ma cosa vuol dire? Vuol dire che devo essere impedito nella possibilità di avere io il contante e devo usare soltanto l'altro sistema, cioè la moneta elettronica? E questo perché? Perché in ogni caso mi permetterebbe di controllare l'evasione fiscale. Ma chi me lo dice, tra l'altro? Ma dove sta scritto che la moneta elettronica sia meno facilmente manipolabile della moneta del contante? Eh? Chi mi dice che il voto elettronico sia più sicuro del voto cartaceo? Ma chi lo sa? Anzi, ci sono alcuni che dicono che il voto elettronico presenta più problemi. E quindi per quale motivo la moneta elettronica dovrebbe essere più sicura dal punto di vista del controllo dell'evasione rispetto al contante? Ma se io voglio fregare il fisco, lo faccio con la moneta elettronica o con quella contante, esattamente allo stesso modo, troverò il sistema per farlo anche con la moneta elettronica. Ma vogliamo proprio sviluppare un doppio sistema di moneta, una elettronica e una contante? Ebbene, lasciamo pure il contante in euro
e limitiamolo pure quanto vogliamo, questo cazzo di contanti in euro, e facciamo le monete elettroniche, sì, ma la facciamo in lire. Che cosa dite? Non sarebbe questa una buona idea di moneta elettronica?